Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla e questo è un aggeggino geniale. L'ho definito geniale per due motivi, essenzialmente perché io sogno una casa e piano piano me la sto costruendo, dove tutto passa per la voce, dove riesco a comandare praticamente tutto con la voce. E il secondo motivo è che voglio realizzare questo sogno senza spendere un patrimonio. Questo adattatore di Sonoff si chiama Slamfer FRF, ce la posso fare, ed è un adattatore per lampadine E27 con attacco E27 che trasforma essenzialmente qualsiasi lampadina e di conseguenza qualsiasi abat-jour o lampadario in dispositivo smart. Un dispositivo smart che si collega al router wifi di casa e funziona anche con Google Assistant e Alexa, incluso Google Assistant per smartphone. Quindi essenzialmente, potenzialmente potrete andare a collegare qualsiasi lampadario di casa e qualsiasi lampadina in wifi senza dover cambiare tutto. Il massimo carico di questi adattatori è di 200 watt, c'è scritto sulla confezione, però direttamente sull'adattatore ho letto fino a 400 watt. Ad ogni modo non avete problemi praticamente con la stragrande maggioranza delle lampadine che avete in casa, in ufficio, nello studio, insomma ovunque vogliate. La configurazione è semplicissima e si fa con l'applicazione eWeLink, che potete scaricare sia per Android che per iOS. Una volta che l'avrete scaricata e avrete aggiunto il vostro dispositivo, che nel caso di Slamfer RF si collega soltanto a reti Wi-Fi 2,4 GHz, insomma, una volta che l'avrete collegato, non dovrete poi far altro che andarlo a gestire, accendere e spegnerlo, ma anche programmare accensione e spegnimento o per una sola volta oppure in modo sistematico a un determinato orario e in determinati giorni della settimana. Il funzionamento è incredibilmente intuitivo. Volendo poi potete aggiungerlo anche all'assistente di Google, basterà aggiungere le API di eWeLink dall'applicazione Home. Io l'ho configurato con Google Assistant Home Mini, quindi quello che ho in casa, e da quel momento in poi sarà un accendi e spegni la luce. Nel mio caso accendi e spegni stativo. Ehi Google, accendi stativo. Certo, accendo stativo. Ehi Google, spegni stativo. Certo, spengo stativo. Come anticipato, ha un costo di circa 15 euro, sta a voi valutare se vale la pena o meno nel caso in cui abbiate delle lampade particolari, come nel mio caso, oppure abbiate proprio delle lampade, degli oggetti d'arredo particolari ai quali siete legati, volete che diventino smart, ma non sapete come fare. Questa è la soluzione ideale. Vi avviso però, andando ad attaccare questa prolunga, essenzialmente aumenterete la lunghezza della lampadina, quella totale di una decina di centimetri scarsi. Quindi io con gli stativi non ho avuto problemi, con un lampadario in linea di massima non avreste problemi, ma sono dei conti che vanno comunque fatti. Bene amici, io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo accessorio abbia attirato la vostra attenzione esattamente come ha fatto con me. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito, lasciate un bel like, un commento, una condivisione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!